alle prime ore di un giorno qualsiasi di quei duri anni di lavoro. Uni, Macchi, Ansaldo, Breda, Siai. I biciclettai dell'epoca pionieristica, un ricordo appena di ieri eppure già tanto lontano, hanno ceduto il posto a costruttori ed inventori decisamente all'avanguardia. Vince in Mario De Bernardi, con un Macchi 39. Lavoro meccanico sì, ma guidato dall'intelligenza e dalla mano dell'uomo. Questa è la storia di un sogno che corre veloce, osserva la terra, il mare, vola nel cielo e nello spazio, ci accompagna ogni giorno. È un sogno nato in un'epoca in cui tutto era avventura. Con l'aiuto di una carta geografica approssimativa, rubata al Ministero della Guerra, e portandosi dietro solo un flacone di colonia, regalatogli da una bella sconosciuta, Ferrarin ha volato per 18.000 chilometri. Un'epoca fatta di pionieri che con la loro immaginazione mettevano le ali a grandi idee. Plasmando l'acciaio, davano forma al futuro. Questa pagina di storia dell'industria siderurgica italiana dimostra con quanto impegno e con quanta fatica gli uomini dell'acciaio hanno contribuito alla creazione della moderna civiltà. Una generazione che in piccoli spazi pensava all'infinito. Erano uomini e donne che hanno fatto vibrare il mondo con il coraggio e la curiosità. Un giorno più di 9 milioni di abbonati alla radio e oltre 4 milioni di abbonati alla televisione. Le loro idee sono diventate storia. Hanno lavorato insieme per unire il mondo e ispirato la nostra generazione. Oggi voliamo tra le stelle e atterriamo sulle comete. Grazie a questo sogno abbiamo costruito fabbriche, sviluppato tecnologie, creato aziende, fino a riunirle sotto un percorso, una strategia, un nome: Leonardo. Siamo una grande squadra che continua a sognare, costruire e innovare, forti della nostra memoria. E lo facciamo immaginando un avvenire migliore. Leonardo è una storia senza tempo che dura da 70 anni.